partiremo con questo bellissimo esperimento che non avevamo mai fatto, quindi insomma ci godremo questa nuova esperienza, questa nuova avventura. Siamo in barca, quindi stiamo saltando. Presto, insomma, voleremo in alto. Ragazzi, una sensazione stupenda, vi devo dire la verità. Si sta proprio bene. Si sta proprio bene, sembriamo appollaiati su un trespolo, tipo uccellini. Dovevano fare una cosa con un prosecchino. Ecco, se avessero anche previsto un prosecchino ad alta quota, eravamo ancora messi meglio. Però io dico la verità, bello, 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 davvero bello. Allora, qua c'è la bellissima tropea, da quella parte c'è la bellissima tropea da visitare. E devo dire che questa è un'esperienza meravigliosa, mai fatta, proposta all'ultimo momento da un amico. E ci troviamo praticamente sospesi nell'aria, guardate qua. Che bello, sotto è stupendo, sì. Ma è più la paura magari a partire che... Sì, allora, per esempio, Giovanni dice che la più la paura a partire, che non a stare invece. Ma quando sei qui non tornerai mai. No, è vero, quando sei qua sei tranquillo, sei perché... Ci faremo un altro giro, beh, magari uno lo può anche fare. Verremo un'altra domenica, signora. Verremo sicuramente un'altra domenica. Poi tra l'altro abbiamo trovato un tempo meraviglioso, adesso inizia dall'estate. I ragazzi molto anche ti mettono più qua. Sì, i ragazzi ti mettono al loro agio, devo dire la verità, non so, ti spiegano tutto dall'inizio alla fine, ma poi la cosa bella è che vedi Tropea, vedi la Calabria da un'altra prospettiva. Cioè tu vedi la vista proprio dall'altro, dall'alto, cioè dal mare, cosa che di solito... Fatto vedere un po' giù come si vede. Sì, adesso facciamo vedere giù come si vede. Vediamo i nostri piedi qua, ecco, e lì poi c'è la barca che ci sta trainando. Sopra di noi c'è il pallone, ah, il pallone, stavo dicendo, sì, il pallone, adesso sto rincoglionendo. No, sopra di noi c'è la mongolfiera, nemmeno il paracadute, ok, l'abbiamo trovato. Qualcosa del genere, c'è il paracadute gigante che ci tiene, insomma, fissi e fermi nell'aria. E noi per esempio quando eravamo dalla barca vedevamo, ho detto chissà c'è movimento, non lo so, il vento, invece no, siamo fermi, tranquilli. Camminiamo più lenti. Camminiamo più lenti, esatto. Infatti chi per esempio ci ha preceduto, un nostro amico, ci ha detto che era più bello quando sei sceso e hai toccato con i piedi l'acqua. Dopo è una sensazione che proveremo con Giovanni e vedremo un po'. E qua nel frattempo ci stiamo godendo tutta questa costa calabrese che è bellissima. Lì c'è l'isolotto, vedete qua, guardate che bellezza, la Calabria. La Calabria è un posto da amare, quindi io consiglio assolutamente di fare questa esperienza in barca con questo paracadute che ti tiene proprio nel... Esatto, ci sentiamo leggeri, sospesi nel cielo, è una bella esperienza, davvero stupenda. Improvvisata, perché noi abbiamo cercato casualmente su Google, cosa, anzi Giovanni ha cercato su Google cosa fare a Tropea e ci siamo trovati questa attrazione che normalmente noi non l'abbiamo mai sperimentata. Tutti magari vanno in barca, magari fanno le immersioni, però questa prospettiva diversa assolutamente non l'avevamo pensata. Di là addirittura si vede lo Stromboli, guardate là, sei riuscito a vedere, c'è anche lo Stromboli. Insomma, oggi giornata terza, bellissima. E niente, insomma, ci godiamo. Lì c'è la grotta, guardate là, non so se si vede, c'è la grotta. Quella sarebbe pure bello, sì, dobbiamo sperimentare anche là. Comunque è stupendo, eh. Guarda vederla da qua. C'è il più bello di Vasco, no? Sì. E lì, vabbè, lì ci sono i lidi. Sì, bello. È bello comunque. Vedi con la barca. Ma la musica? Sì, là c'è la musica. C'è in barca, c'è la musica. Ci poteva fare andare un po' più alto. E tu pensa che dovremmo essere, penso,
a un sì, 86-87, siamo a un'ottantina di metri d'altezza. Però non se ne rende conto una persona, se uno non lo vive non se ne rende conto. È qualcosa da provare. Sì, sì, è qualcosa da provare, perché uno non si rende conto di essere... Sì, sì, sì. Superata la parola iniziale di dire sto in aria, però siccome si vola in sicurezza, siamo imbragati bene. Esatto, siamo, vabbè, si cade nell'acqua, però no, non cadiamo nell'acqua, abbiamo il casco, siamo imbragati bene, poi ci hanno istruito anche su che cosa fare, che cosa non fare, cosa non toccare. Dopo questa secondo me riesce anche a fare il paracadute. Ecco, Giovanni addirittura adesso vuole passare allo step successivo, fare il paracadutista. Quella è un'altra cosa da provare. Da provare. Per il momento però proviamo. Provo insieme a te. Ah sì, 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 assolutamente, vedi, dobbiamo provare. Sì, ormai siamo diventati degli sperimentatori folli, però sempre con sicurezza, e andiamo alla prossima, insomma, avventura, che sarà il paracadute. Paracadute nel senso lanciarci col paracadute. Però davvero, cioè, non ci stiamo rendendo conto che siamo a 80 metri di altezza. Vedete qua, siamo a 80 metri di altezza. Quelli che vedete sotto di voi, sotto di noi, sono degli scogli, presumo, quelle cose nere. Lì c'è la scia del motoscafo e noi siamo qua. Io e Giovanni. Salutiamo, saluta Giovanni numero uno. Guarda là invece che belle insenature che ci sono. Di là ci sono delle insenature meravigliose che secondo me sono raggiungibili solo esclusivamente con la barca. Comunque, cari amici di Liberi TV, ve lo dico chiaramente, mi sto divertendo, finalmente mi sto facendo una giornata d'estate come si deve. Ma sì, ma soprattutto in compagnia, perché poi non è che basta tantissimo, cioè la cosa importante è stare in buona compagnia. Non e ci poi in un posticino così. In un posticino così, perché noi siamo stati stamattina a Zambrone, nel famoso paradiso del sub, e poi oggi invece siamo venuti a Tropea sulla spinta di questa proposta, e ho detto quasi quasi ci facciamo questa cosa un po' più folle, che poi folle non è, perché poi alla fine è una cosa molto piacevole. Ed è in Calabria, sono posti belli della nostra Calabria, della nostra terra. La che Calabria si... può rinascere. Ah, la Calabria può rinascere, sì, Allora, messaggio alla politica tutta, Calabria e calabresi, mi raccomando, datevi da fare, ma soprattutto politica, datevi da fare, perché i posti belli ci sono, vanno solo ed esclusivamente valorizzati. Noi mi sa che adesso stiamo quasi per scendere, perché sento che... Sì, sì, secondo me stiamo scendendo. Adesso vediamo se scendiamo, penso proprio di sì. Vi faccio vedere quando toccheremo l'acqua, perché toccheremo l'acqua. È già finito, mi è sobbulato. Quindi... Beh, allora sono 15 minuti di volo, volati praticamente. Uno pensa non passeranno mai, invece no, sono volati velocemente. Però sono bellissimi. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Ci stiamo pian pianino avvicinando. Eccoci qua. Guarda come dondolo. Guarda come dondolo. Si scende una volta. Adesso vediamo di toccare il mare. Uno, due, tre. Ci siamo quasi, ragazzi. Quattro. Io tocco, voglio toccare. Addirittura! Ho un po', diciamo, schizzato tutto, vabbè, ma non fa niente, ci sta. Ci siamo dati una rinfrescata, devo dire la verità. Una bella rinfrescata, perché ci voleva. Dopo tutto questo. Ma tu c'è addirittura la mascherina, Gio. No, questo pure è COVID qua. Free. Sì, questo è COVID free, siamo zona COVID free. Che seppia. Bellissimo, ragazzi, ci siamo scialati! Vai. Ci siamo divertiti! Manda sopra! Ancora su! Numeri uno. Io e Gio Bumbi vi salutiamo, signori, alla prossima, al prossimo video, il prossimo momento di gloria, soprattutto la prossima follia. Seguiteci per nuove avventure. Ciao Liberi TV!